Venerdì 3 febbraio si è tenuto nell'ambito delle attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva l'incontro ormai consolidato delle classi quinte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone con i funzionari dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e dei carabinieri forestali. L'evento, che si è tenuto presso l'Aula Magna ITIS IPSI, ha visto la partecipazione di Roberto Bertini, comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, coadiuvato dal maresciallo ordinario Leoluca Fontanini e dal carabiniere Francesco Gargiulo della Forestale. Alla presenza di studenti e docenti, il comandante Roberto Bertini ha affrontato non solo il ruolo dell'arma all'interno della società, ma ha esposto argomenti quali l'uso consapevole dei social, bullismo e cyberbullismo, e ha inoltre lanciato un messaggio a tutti i giovani sottolineando come la scuola, la cultura, l'istruzione, ma soprattutto il rispetto delle regole e l'educazione alla legalità possano garantire un futuro migliore. Infine sono state affrontate tematiche di ampio interesse e attualità, quali lo spaccio di droga, il consumo e gli effetti sulla salute delle sostanze stupefacenti, lo stalking e naturalmente il corretto utilizzo di internet. Si è poi aperto un dibattito con gli studenti, i quali hanno formulato una serie di quesiti inerenti alla microcriminalità, la delinquenza giovanile, la tossicodipendenza e le varie forme di bullismo e cyberbullismo. Immancabile la domanda sull'arruolamento nell'arma da parte di un gruppo di studenti, ai quali è stato spiegato come entrare a far parte dell'istituzione e le possibilità di carriera. Un ringraziamento da parte della dirigente scolastica Antonella Vairo e di tutta la comunità scolastica all'Arma dei Carabinieri per la lodevole e importante manifestazione di forte valenza formativa.